Palazzo Borbone, sede del Parlamento francese, ha riaperto i battenti. I risultati, in parte imprevedibili, della consultazione elettorale del 2 gennaio rendono quanto mai incerta la situazione politica della grande nazione latina. Praticamente non esiste una maggioranza sulla quale poter contare. Ma ecco giungere da semplice spettatore, dato che egli non si è presentato come candidato, Pierre Poujade, l'ormai celebre cartolaio. La seduta inaugurale viene presieduta, secondo la tradizione, da Marcel Cachin, l'ottantenne decano dell'Assemblea. E intanto la Francia, in un clima di perplessità, attende un governo.